25 aprile 2019, il 25 aprile di Liberi TV è in compagnia degli amici tibetani, di coloro che sostengono la causa tibetana per la libertà del Tibet, dei tibetani che non hanno conosciuto liberazione. E siamo in compagnia di Marilia Bellaterra, che da tempo è vicina a questa casa attiva. Abbiamo avuto anche altre cose su Liberi TV. Grazie alla vostra organizzazione, grazie alla vostra rete e alla diffusione che darete di questo evento. Noi oggi vogliamo testimoniare il nostro dissenso alla politica dissennata della Repubblica Popolare Cinese e alla continua violazione dei diritti umani in Tibet e anche fuori dal Tibet. Siamo reduci da una manifestazione poco tempo addietro di fronte alla RAI in occasione della scellerata visita a Roma di Xi Jinping e dell'accordo altrettanto scellerato che ha stretto con il nostro governo. Vogliamo qui esprimere, sperando che possa avere un senso, un'utilità, il nostro completo dissenso e la nostra solidarietà non solo alla causa del Tibet, che è una causa giusta dopo 60 anni di occupazione, doveroso che qualche cosa accada a favore di questo popolo meraviglioso e così usurpato e così violato in tutti i suoi diritti, ma anche a tutela della nostra libertà, perché questo sarà il rischio di ciascuna persona che appartiene a qualunque nazione libera che potrebbe smettere di esserle in un futuro non tanto remoto ma abbastanza prossimo. Ed è per questo che ci è piaciuto particolarmente di essere presenti in questa giornata del 25 aprile, così importante per la nostra nazione, per noi italiani, perché ricorre la nostra liberazione e noi vorremmo che questo piacere di poter essere un popolo libero, con la libertà di esporre le nostre bandiere, di seguire i nostri credi religiosi, chiunque voglia farlo, di poter conoscere, utilizzare, applicare, studiare la propria lingua parlata e scritta, potesse essere il diritto rispettato e la tutela per tutti i popoli, per tutti gli esseri umani. E quindi chiediamo a gran voce che questo diritto sia rispettato e che questo bambino, di cui l'immagine è l'ultima che noi possediamo, di quando aveva 6 anni. Accenniamo, per chi vede per la prima volta le cose di Liberi TV su questo argomento, chi era questo bambino, l'effigie che sta anche dietro a te. Il Panchen Lama è una figura molto importante per il buddismo tibetano. Panchen Lama e Dalai Lama spesso sono immaginati anche come il sole e la luna, e uno può essere il maestro dell'altro, quindi sono due figure fondamentali ed importantissime. Che cosa ha voluto fare quindi la Repubblica Popolare Cinese con questo rapimento? Ha voluto tutelarsi in grande anticipo dal fatto che questo Panchen Lama, il vero Panchen Lama del Tibet, potesse contribuire alla ricerca e alla nomina del nuovo Dalai Lama nel giorno lontanissimo, ma che inevitabilmente avverrà, in cui dovremo cercare la reincarnazione del 14° Dalai Lama. Quindi, dando l'incarico di Panchen Lama a un figlio di funzionari di regime, hanno inteso tutelarsi molto in anticipo, e questo dico molto in anticipo perché il bambino è stato rapito quando aveva 6 anni ed oggi ricorre il 30° anniversario del suo compleanno. Quindi con 24 anni d'anticipo, ad oggi il Dalai Lama ha 83 anni e quindi 20 anni fa era ben giovane, però hanno pensato di volersi premunire in modo tale da che anche la successione del Dalai Lama fosse sotto il controllo del governo della Repubblica Popolare Cinese, del governo di Pechino. Quindi questa cosa ci sembra veramente vergognosa, come ci sembra vergognosa anche la risposta che la Repubblica Popolare fornisce ad ogni richiesta da parte di organismi internazionali, governativi, delle Nazioni Unite, di poter avere notizie e informazioni sul Dalai Lama. La Repubblica Popolare Cinese risponde che il Dalai Lama sta studiando, che la sua famiglia lietamente condivide il tempo con lui dello studio e della sua vita, che non vuole essere disturbato. E quindi riteniamo che questa spiegazione, nello stile prolisso, pomposo ed esagerato del governo di Pechino, riteniamo che questa giustificazione, qualora non fosse tragica, sarebbe ridicola. Ci auguriamo che il Panchen Lama possa essere vivo e, diciamo, recentemente voglio ricordare che, non avendo altra foto che questa di quando lui appunto era bambino, e per questo Amnesty International l'ha definito il prigioniero politico più giovane del mondo, approfittando dell'avanzamento informatico, è stata preparata una foto di come il Panchen Lama sarebbe adesso, e le due foto stanno facendo il giro del web. Ci piacerebbe tanto che
quel Panchen Lama adulto potesse essere visto, potesse mandare il suo messaggio, potesse essere, se non libero, almeno potesse interloquire con altri popoli che liberi lo sono e che ci auguriamo possano rimanere liberi a lungo, anche se la preoccupazione non è da poco. Grazie a Marilia Bellaterra. Grazie.